KTM aggiunge la R alle sue 1090 e 1290. Le abbiamo provate oggi qui sulle strade di Bardonecchia in un percorso tutto da enduro. Parliamo della 1090R Adventure qui a sinistra e la 1290 Adventure, tutte e due in versione R. Che cosa cambia rispetto alla versione di serie? Tanti dettagli. Quelli meccanici più importanti sicuramente sono innanzitutto le ruote. Qui abbiamo di serie cerchia raggi in misura 21 pollici davanti e 18 dietro, e la R esce anche con le gomme tassellate TKC della Continental. Ovviamente la base meccanica è quella delle sorelle più stradali, quindi motore bicilindrico per entrambe. Sulla 1090 abbiamo 1050 cm3, 125 cavalli, tutta l'elettronica, quindi anche i riding mode. Ovviamente non c'è la piattaforma inerziale. La più evoluta invece è la 1290 in versione R, anche lei. Abbiamo sempre motore bicilindrico, ma qui da 1301 cm3, significa 160 cavalli, gestiti sapientemente dall'elettronica e anche in questo caso dalla piattaforma inerziale. Partendo dalla 1090, sicuramente ha un comportamento che mette più a proprio agio anche chi non è proprio un pilota di enduro, perché la potenza è ben gestibile, il peso abbiamo 10 kg in meno rispetto alla sorella 1290, quindi ci si riesce ad arrampicare anche su percorsi molto tortuosi anche senza delle capacità fuoristradistiche eccellenti. Una moto che sicuramente andrà bene sia per l'amatore, per quello che vuole usarla per uscire la domenica con gli amici, ma poi se invece si vuole alzare il livello non si tira indietro, anzi tira fuori un sacco di grinta e capacità in fuoristrada, aiutate sicuramente molto dall'elettronica, come ad esempio l'ABS, che in modalità off-road è attivo solo sulla ruota davanti. La 1090 ha sicuramente delle prestazioni superiori, però per avere questo tipo di prestazioni bisogna anche saperle usare. Cosa significa? Significa che i 10 kg in più si sentono soprattutto nei percorsi più tortuosi e più stretti, dove bisogna essere abili a spostarsi col corpo, essere un po' più esperti nella guida in fuoristrada sicuramente. D'altra parte però, nonostante i cavalli in più, perché siamo a 160, quindi 35 cavalli in più, il motore è più dolce. È una cosa che non si crederebbe, ma alla prova dei fatti è proprio così. Quindi anche nella parte bassa del contagiri, dove la 1090 è un po' più ruvidina, bisogna un po' giocare con l'acceleratore, magari anche con la frizione, invece la 1290 va sempre via bene. Un'ultima cosa che sicuramente farà la felicità di chi magari non è proprio esperto e si può trovare in difficoltà nei percorsi più difficili, con i sassi magari, data dal cambio elettroassistito, sia a salire che a scendere di rapporto.